Ci ritroviamo con Antonio Mancuso, buongiorno. E ci sono queste notizie relative al tuo ritorno in Calabria, ritorno temporaneo, perché stai tornando al Nuovo Basket Soverato, raccontacelo. E ho ricevuto una chiamata da mio padre in primis, che venivano aperte per 2 giorni i tesseramenti della Serie D, e ho colto l'occasione per farmi una partitella in amicizia con le persone con cui mi sono cresciuto prima di Natale. Sarà una e poi torna a Roma? Una e poi torna a Roma, sì, torna a Roma per giocare col Manzao. E hai già parlato con coach Brissa di questa nuova mini avventura? Sì, sono molto entusiasti, assoverato anche per il ritorno di Billy Fall. E sono tutti ragazzi in gamba e l'importante, diciamo, è l'intento è quello di passare un altro anno tutti insieme, perché l'anno prossimo la maggior parte andrà fuori per l'università, quindi è un'occasione anche per me di fare l'ultima partita con i ragazzini. Anche perché tanti di loro sono cresciuti guardandoti giocare, paradossalmente. Sì, abbiamo giocato insieme. Sì, abbiamo giocato insieme. E quanto può crescere il basket lì a Soverato? Serve tanta pazienza? Sì, serve tanta pazienza, serve tanta passione, perché ultimamente il ritorno, diciamo, sia umano, sia da altri punti di vista è basso, per cui ci vuole sì tanta pazienza, ci vogliono le persone che si impegnano a far riscoprire la passione nei confronti dei ragazzini, e ci vogliono strutture che scarseggiano giù purtroppo, per cui sì, ci vuole tanta pazienza. Ne parlavamo in televisione qualche giorno fa, qual è lo straniero più forte mai passato da Soverato, per esempio, a tuo avviso? Lo straniero più forte, era passato da Soverato, e lo straniero più forte a mio avviso è stato Martin Aguirre Zabara. Superiore a tutti? Sì, superiore a tutti. 2 metri, ball handling da playmaker puro, devastante. Con questa palla canestro poteva stare in A2 probabilmente. Sì, in A2 sì, anche perché da noi ha giocato quando aveva più di 35 anni e faceva il suo, insomma. Sì, in A2 tranquillamente. E invece Billy in Serie D come lo vedi? Bah, penso che ancora riesca a saltare, per quanto mi ricordo. Certo, se gli daranno la palla giù farà abbastanza danni sotto canestro. A meno che inizi lui a portare la palla. Possibile. Il Manzao? Il Manzao devo ancora conoscere i nuovi compagni, tutti quanti, il resto li conosco di vecchia data. Beh, poi penso che sì, anche qua ci sia molta goliardia nell'affrontare questo campionato. 2 allenamenti settimanali quando riusciamo, e poi tante serate passate insieme.